un'isola che è nord-ovest della Sardegna, è nel golfo di Porto Torres. Da sempre è sempre stata un luogo di difficile accesso e inospitale. I collegamenti venivano mantenuti attraverso delle barche a vela. Vi era una carenza di acqua, rare e piccole le sorgenti, ne hanno censite all'epoca 8, che però con l'estate si prosciugavano. Vi era a Cala Reale una cisterna da 500 metri cubi e un'altra piccola cisterna da 200 metri cubi per l'acqua piovana, per la raccolta dell'acqua piovana. L'isola era battuta violentemente dai venti in primavera e in autunno e soprattutto nel periodo invernale era battuta da piogge torrenziali. Nel periodo estivo poi c'era molto caldo e poteva scattare anche la malaria. All'epoca dell'arrivo dei prigionieri austro-ungarici, reduci dalla Serbia, sull'isola esisteva una colonia penale e una stazione sanitaria di passeggeri di nave in quarantena. L'isola era abitata da circa 400 persone, 300 erano detenuti e circa 130 civili. In questa situazione, in 2 settimane, arrivano più di 20.000 prigionieri austro-ungarici. L'esercito era stato preparato a accoglierne 5.000, mentre successivamente arrivò un'alluvione di prigionieri. L'esercito aveva previsto a rotazione la possibilità, sulla carta, di far fare una quarantena di 15 giorni, senza sapere quali erano state le condizioni di arrivo, e poi di trasferirli poi sul continente a scaglioni. Però vorrei dirvi come sono arrivati da una relazione del generale Ferrara questi prigionieri e come è stato già anticipato da Ischia. Nessuna parola potrà mai descrivere lo spettacolo offerto dallo sbarco di quei disgraziati. Lacere le uniformi militari o gli abiti borghesi che coprivano malamente quei corpi afflati dalle sofferenze, alcuni seminudi, altri avvolti in tela di sacco o in coperte strucide, per la maggior parte scalzi, altri con scarpe a brandelli o con sandali o con le caratteristiche scarpe serbe, calze serbe, le opanche. Altri infine con piedi doloranti, avvolti in povere cenci, sesero sulla spiaggia, mal reggente sui piedi, e pur trascinando il povero fardello di quanto avevano potuto salvare dopo così lungo e così doloroso viaggio. Il viso sparuto, la cornice dell'ispida barba, gli occhi infossati, le mani tremanti, essi non conservavano più l'aspetto dell'uomo civile e il loro sguardo avido fissava i soldati italiani quasi ad implorare soccorso per la più grande delle sofferenze loro, per quella che tutte le altre vinceva, la fame. E quello stato brutto, dovuto all'enorme depressione fisica, aveva portato con sé la scomparsa di ogni senso morale e il trionfo bestiale dell'istinto. Così a quella turba di ammalati e di votati alla morte si aggiungeva lo stuolo di quelli che lì guatavano e ne attendevano la fine per impadronirsi del loro pane e dei loro miseri cenci. In tali condizioni giunsero ai fornelli, una spiaggia a sud dell'Asinara, i prigionieri austro-ungarici fatti dai serbi. Questo è ciò che hanno visto i soldati che non sono arrivati, i prigionieri sulle navi. Poi le navi, le prime arrivarono il 18 di dicembre del 1915, erano 3 navi, dovettero rimanere per giorni all'ancora perché non c'era il necessario da portare a questi soldati. Non c'erano tende, non c'era paglia, non c'erano viveri, non era ancora giunto nulla di tutto ciò. E alla fine qualcosa arriva e vengono sbarcati i prigionieri e rimangono ancora 2 giorni senza acqua. Vi è andato loro mezza pagnotta al giorno, una galletta, un po' d'acqua e della carne secca. In questa situazione
esplode il colera in maniera virulenta. In 2 mesi poi vi sono più di 5.000 morti. I soldati italiani prendono allora i medici ungheresi e austriaci e li portano a Fornelli, al campo di Fornelli. E qui il racconto di un medico ungherese, tra quei medici che erano stati mandati in servizio a curare i loro caduti, dice: come sbarcarono il giorno dopo Fornelli e scorsero la miseria, la desolazione nella quale giacevano i loro uomini, altri morti, il lamento che echeggiava dalle tende dei sofferenti, il loro genere, dimenticarono la protesta della sera prima e corsero in soccorso della loro gente. La situazione era disperata. Sulla riva del mare, a poca distanza dal luogo di attracco della Dora, una nave che doveva portare dell'acqua e dei viveri, dove al momento avevano deposto sacchi pieni di pane, appena scaricato sulla riva, giacevano le centinaia di cadaveri alla rinfusa. Le salme degli uomini deceduti sulle navi, che non si era potuto, stante la proibizione, gettare mare, né seppellire a terra, perché al posto non c'era trovato un attrezzo utile alla bisogna, una pala o un piccone. A rispettosa distanza, un esiguo cordone di territoriali e gendarmi circondava la massa brulicante all'interno della quale si svolgevano scene più drammatiche. Questa è un po', diciamo, anche la vista di uno dei medici comandati al campo di Fornelli. I campi creati in quei giorni furono Fornelli, Stretti, Campo Perdu e Calariale, in seguito Tumbarino. Nell'ordine, a partire da sud, c'era Fornelli,